diciamo, inaugurai questo premio 20 anni fa, proprio dando il primo, consegnando il primo esemplare a Sua Santità San ormai Giovanni Paolo II. E andiamo avanti premiando un po' di persone, così dopo velocemente per non interrompere le prossime relazioni, e poi ci sarà verso la fine della serata un'ulteriore premiazione. Quindi prego tutti i presenti possibilmente di rimanere fino alla fine, anche perché ci sono degli interventi importanti, come uno sulla medicina della professoressa Gordana Pejcic dell'INI, l'Istituto Traumatologico Italiano, e uno dell'ambasciatrice Carla Nocchia, che è avvocato, e sarà conclusivo un po' di tutta la giornata, che ci porta un messaggio di pace da parte dell'Università di Miami, degli Stati Uniti ovviamente, e sui diritti naturali, diritti umani, cioè che poi sono la conclusione un po' del discorso sull'aspetto umano di questa giornata. E desidererei che ritirasse il premio di operatore di pace il dottor Simone Bartoli della Regione Lazio. Yeah. E lo ringraziamo perché lui è sempre il tramite tra la mia associazione e il presidente della Regione Lazio. Grazie Simone. Grazie. E pregherei, poi incontrerò Zingaretti personalmente, ci siamo scritti. Ma intanto, ecco, questo è il clou della giornata. Premio internazionale San Francesco 2015 in memoria di Don Oreste Benzi, fondatore dell'Associazione Giovanni XXIII, nel 52esimo anniversario della morte di Sua Santità Papa Giovanni XXIII, alla Regione Lazio, patrimonio dell'umanità, scusate, riconosciuta per l'impegno a favore dei diritti umani, solidarietà, pace e non violenza. Ci sono 25 patrocini internazionali anche dall'India, dagli Stati Uniti, dal Brasile, eccetera. Un forte applauso non solo ai laziali, ma a questa nostra grande regione che, pur attraversando dei momenti di crisi come la crisi economica eccetera, però veramente il vanto in tutto il mondo, anche perché ospitiamo il Vaticano, lo ospitiamo noi, no? Sta nella Regione Lazio, anche se è un altro stato. Di fatto ce l'abbiamo. Grazie Bartoli, di questo potrete incorniciarlo tra le migliaia di onorificenze che avete alla Regione Lazio, ecco. Ti farai carico tu magari. Grazie, lo porterò. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Bartoli, grazie a voi, grazie. Al presidente Zingaretti e a tutta la Regione Lazio. Grazie. Grazie a voi. Ed ora chiamerei in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri l'appuntato scelto Paolo Testani, dell'Arma dei Carabinieri, presidente dell'Associazione di Volontariato Di Paolo Tim e vicepresidente nazionale dell'Associazione Oliver, per l'impegno profuso a favore dei diritti umani, giustizia e pace. E il curriculum dell'appuntato Paolo Testani è lunghissimo. Più che un carabiniere, è una persona che ha salvato tante vite umane. E io gli ho detto, ma io voglio essere, siccome sto al Senato, vorrei essere relatore di un disegno di legge un po' speciale, uno che desse un posto di lavoro a Filomena Di Gennaro, la carabiniera che sta sulla sedia a rotelle, perché vuole solo lavorare, non ha chiesto una pensione a vita, ci avrà l'accompagno perché sapete come sta, poverina, tra l'altro è un'amica un po' di molti di noi. Ma mi pare giusto che se uno chiede di lavorare e bisogna cercare di aiutarlo. Allora io vorrei vederla in divisa da carabiniere, tu che dici? Sì, sì. Ecco, questo è un impegno che abbiamo preso anche con i vertici dell'Arma dei Carabinieri. E poi, insomma, non spetta a me dare, io posso dare il premio San Francesco, questo è proprio il premio San Francesco, più di questo non c'è nel mondo. Grazie. Lo dico con una falsa modestia. Grazie. Però, siccome l'abbiamo conosciuto, lui non ha mai tempo di ritirare i premi, poverino. Io ho detto, fammi questa cortesia, perché a destra cani a salvare persone, va a fare attività di volontariato. E mi ha detto, dice Umberto, non ho mai pensato a fare concorsi per diventare neanche maresciallo, perché non ho tempo. Dico, Umberto, senti,
vedrai che qualcuno dall'alto ti darà una mano. Io intanto ti do la mia mano e ti ringrazio. Sono emozionato, grazie a tutti. Veramente non ho parole, grazie. Grazie, ho parlato con un tuo amico dell'arma di carabinieri, ex polizia dei vertici della protezione civile, che ha dovuto scappare un'altra cerimonia, però era presente e ci ha assicurato tutto l'appoggio dell'arma dei carabinieri per qualunque evento volessimo fare, con questa ottica di collaborazione tra associazioni, di volontariato per un fine comune. Grazie ancora, grazie. Andiamo avanti con la presidente Maria Bisegna dell'associazione Nonne e Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus, un grave problema del quale non si parla molto spesso. Maria Bisegna, per l'impegno profuso a favore della giustizia, pace e non violenza. 25 patrocini, a dimostrazione che questa amica, pur lavorando in silenzio, la conoscono in tutto il mondo, vero? Giorgio, vieni con me, te ne fai una. Vieni con me, te ne fai una. Io, Giorgio Ceccarelli, siccome lui è un bambino un po' scalmanato e sta facendo le foto e ci fa comodo, ti riservo alla fine, ma per una, anche per un altro motivo, perché vorrei fargli dire due parole sull'energia, visto che parliamo di energia. Lui ha inventato un progetto che è l'uovo di Colombo, vero? Però alle cose semplici non ci pensa mai nessuno. Allora, andiamo avanti, grazie Maria, con l'imprenditore Impresa Arte del Ferro e Serramenti di Guidonia Montecelio, Paolo Belfiore e figli. Ecco, un applauso a Paolo, perché è dal 1977 che, nonostante le difficoltà di ogni tipo economiche, lui fa imposte. Prima l'amico Contini gli ha detto: dice, ma perché non ne fa un po' di meno di imposte? Così capiamo tutti meglio. Ecco, una battuta per dire, lui è uno che le tasse le paga, e questo consente di aiutare le persone disabili, e lui aiuta, adesso non vogliamo mettere i manifesti, in tanti modi li aiuta, anche col suo lavoro, e ha creato un'impresa familiare, e quindi con i contributi che ha versato lui può aiutare i figli aiuteranno il papà pagando i contributi, capite? Non c'è nessun altro sistema. Allora, la solidarietà all'interno della famiglia. Ma lui c'ha un'impresa importante a Guidonia, molto conosciuto. Grazie Paolo. Qui c'è un articolo sul premio San Francesco, di cui ricorre il 20° anniversario, quindi, e ci ha lietato con le sue canzoni e ci ha lieterà ancora adesso, sì, alla fine canterà un altro brano, Emanuele Pirone. Facciamo un nostro applauso per l'impegno profuso a favore dei valori universali, della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente nella prospettiva dello sviluppo tecnologico umano. È un giovane che io ho conosciuto da poco, ma ho guardato molto. Io sono diplomato in organo a Santa Cecilia col maestro Germani, suonava anche l'organo di San Pietro, lo dico solo per far capire che qualcosa di musica la conosco. Lì c'è l'amico Squillino che già conosce, insomma, no? E quindi ti abbiamo fatto i complimenti sinceri. Grazie mille. Dopo le tanti, allora, all'Open Power che ha contribuito alla riuscita di questo evento, ritira. Eugenio Martucci? Ecco, allora lui ne prende due, uno è tuo, è sottinteso che uno è Eugenio Martucci, organizzatore dell'evento, ed ora, scusate se indosso una veste un po' più consona al premio che devo consegnare, al maestro, lei ci tiene molto maestro, con la M col cerchio, Isabel von Piotrowski, pittrice per l'impegno profuso a favore della pace e non violenza attraverso l'arte. Lei ci fa l'onore di ritirare questo premio. Diciamo appena due cose: pochi giorni fa ritirato un premio importantissimo a Venezia, sempre per motivazioni analoghe,
poi ne ha ritirato un altro, ricordami un po', perché ne ha ritirati, io ho le sue pubblicazioni, sono volumi così, fatti in carta patinata elegantissima, scritti anche in polacco. Ah, un cognome tuo, però sì, è un premio preso a Monte Carlo, Oscar. Ecco, un Oscar a Monte Carlo. Insomma, tu che dai gli Oscar, ricordati, tu dai gli Oscar. E poi diciamo, questo lo dico io perché non per... Lei è anche un po' timida, come tutti i grandi. Però c'è un cognome duro. È stata, ha ricevuto la cresima dall'allora cardinale di Gergovia, Karol Wojtyła, e ha fatto molti ritratti di papi, tra i quali quello che a me piace più di tutti, è un metro per un metro, è proprio quello anche a me carissimo, Papa Giovanni Paolo II, col quale passavo l'estate a Castel Gandolfo a fare progetti, disegni, progetti, e lui mi diceva: Umberto, non mi chiama papà, mi chiamano tutti papà, chiamami papà. No. Grazie. Dulcis in fundo per questa tornata. L'amico, lui è molto preciso perché è una persona estremamente corretta e onesta, ma qui ci abbiamo un altro avvocato che ti difende. Gli scrissi questo premio, ho scritto avvocato, perché io so che è avvocato. Praticamente. E lui mi telefonò: Umberto, correggi subito, anzi corresse lui su Facebook con una X, dottore, dice, perché finché non mi riabilitano. Sono il nostro magari... avvocato praticante. Allora, gli hanno rovinato la carriera giustamente, e anche io spero, non vedo l'ora, adesso sono passati 20 anni da quell'ingiusto momento, non vedo l'ora di potergli ridare il premio San Francesco con scritto avvocato. Immaginate quanto è onesto e corretto. Gli ho dovuto rifare il diploma che già gli ho dato il 7 giugno, alla presenza anche degli ortodossi d'Italia, Regione Lazio, sindaci, polizia, carabinieri in divisa, protezione, c'erano tutti. Gli ho detto: ritorna, ti faccio conoscere altri amici. Lui è un personaggio, forse già lo conoscete, adesso vi dirà due cose lui, che è meglio, così è più sintetico. Al dottor Giorgio Ceccarelli, presidente dell'associazione Figli Negati e la Papà, per l'impegno profuso a favore dei diritti umani, della giustizia, della solidarietà, della pace e della non violenza. Giorgio, dirti grazie poco. Ecco, adesso sentiamo due parole da quest'uomo che è veramente un uomo con la U maiuscola. Quanto è troppo buono, io devo sintetizzare perché mi ha detto troppo lui. Io non sono avvocato, sono rimasto praticante perché purtroppo dovevo fare l'esame di Stato e purtroppo mi sono trovato in macchina 80 milioni di cocaina pura perché ho tolto il passaporto a mia figlia. Quindi dopo 20 anni hanno condannato ovviamente i colpevoli veri, ma mi sono fatto 8 giorni di galera, ho rischiato 20 anni ovviamente, e 20 anni scadono il prossimo anno, devo uscire al libro e ci saranno i 20 anni passati a beneficio degli italiani, a spese mie, perché ho detto 20 anni di galera risparmiati, li ho promessi per gli italiani. E tra un anno riprendo la mia vita. Io però sono doppiamente contento di essere qui con voi. Il premio è sempre un onore e un piacere, ma parlando di energia, io sono un funzionario direttivo del Comune di Roma, ho presentato dei progetti importantissimi per l'Italia, non lo sa nessuno, e ve ne dico subito due al volo: il biglietto al Colosseo, il merito mio, perché si entrava gratis fino al 1995, perché noi italiani siamo furbi. Al Colosseo lo facevamo entrare tutti gratis, pagavano solo 8.000 lire quelli che salivano sopra, quindi non saliva mai nessuno, andavano tutti al piano terra, entravano, uscivano, e lo Stato italiano, povertà assoluta, faceva entrare gratis americani, giapponesi e compagnia. Allora io feci una conferenza stampa in un locale, chiesi allo Stato italiano di mettere il biglietto al Colosseo e con quei soldi scavare il Circo Massimo, perché forse non lo sapete, ma sottoterra c'è il più grande anfiteatro del mondo, superiore secondo me anche al Colosseo, perché ci sono delle cose che sono sepolte. Allora, con quei soldi potete scavare. Pochi mesi dopo, uscì su 3 giornali la notizia, così almeno posso dirlo con prova, uscì su 3 giornali che io chiedevo questo biglietto al Colosseo. Pochi mesi dopo Veltroni, ministro dei beni culturali, mise il biglietto. È una finanziaria ogni anno. Andate a vedervi quanti milioni di euro entrano
hanno superato il miliardo da un pezzo, dal 95, nessuno mi ha detto grazie, bravo, sei stato tu, complimenti, mai. L'altro clamoroso che voi, dato che siamo in Italia, io la chiamo l'Italia la smeritocrazia italiana, non la meritocrazia, la svalorizzazione delle risorse umane è l'Italia. Io come dipendente comunale feci un progetto, ne presentai 7 di progetti, mi hanno fregati tutti, e lo scrissi pure al sindaco all'epoca, che era Veltroni, adesso non c'è biglietti poggiati qua, comunque uscì un articolo del giornale del Messaggero che questo premio Nata, riservato ai dipendenti comunali, premiarono tutti, a me neppure un premio, 7 progetti, neppure un premio. Ha preso il microfono, come lo prendo adesso, in Campidoglio, tutta la platea, tutti i premiati, la giuria, e parlai dei miei 7 progetti, incavolato nero chiaramente, e me ne andai. Mi inseguì una giornalista del Messaggero che mi volle per forza intervistare e mise mezza pagina di questa pagina intera della Repubblica ai 7 miei progetti bocciati e gli altri premiati l'altra metà. E quindi questo mi diede l'onore, almeno un premio simbolico della stampa. Su quei 7 progetti, uno che pochi mesi dopo si fregarono letteralmente al Comune di Roma, dove io lavoro, l'assessore all'ambiente mise in tutti gli uffici comunali quel contenitore che trovate in tutta Italia, anche nelle palestre, nelle scuole, al Ministero della Questura, alla RAI, alla Regione, quel contenitore per terra dove c'è la sigla AMA, Comune di Roma, è un progetto mio, riciclo della carta negli uffici comunali, perché noi leggevamo il giornale, lo buttavamo al secchio e dopo andava al macero, ma non di riciclo della carta, a Malagrotta andava. Se noi invece negli uffici ci abituiamo a riciclare quello che c'è, le fotocopie sbagliate, i faldoni da buttare, li mettiamo lì e poi almeno li produciamo altra carta e tagliamo meno alberi e c'è meno inquinamento. Questa operazione nata dal sottoscritto, fregata al Comune di Roma, dove io lavoro, e lo dico perché ho le prove, è uscito sui giornali, provato che il progetto è mio, l'hanno preso in tutta Italia. Quindi io sono contentissimo, onorato che in tutta Italia si risparmia la carta in questo modo, ma un grazie è brutto di chiederlo, pretenderlo. Te lo diciamo allora, noi. Grazie. Grazie. Uno dei 7, perché siamo in energia, scusate che sto prendendo da sfogo. Questo è un progetto pazzesco. Io lavoro al piano regolatore, al Dipartimento della Programmazione Urbanistica, 4 piani. Nel 2000 io appena assunto, appena entrato perché stavo in un altro posto, e insieme al metronotte io alle 8 di sera io andavo via e quello chiudeva e la corrente abbassava gli interruttori e si arrabbiava tutti i giorni, dice ma sono proprio stronzi i colleghi tuoi che alle 8 di sera qui non c'è nessuno da ore ed è tutto acceso sto palazzo. E io dico certo capisco che questo si incavolava con me. Poi lessi sul Comune di Torino fece uno studio privato per sapere quanta energia sprecavano i dipendenti pubblici del Comune di Torino. Società privata spiegò, dimostrò che il 30% dei consumi era spreco. Spreco perché gente entra in ufficio, all'una va via, condizionatore acceso, computer acceso, tutto c'ha luce accesa dalla stanza e chiudono la porta e se ne vanno a casa. Il metronotte chiude alle 8, tu vai a sommare tutta l'energia sprecata e trovi il danno economico per tutti, per, non solo per i dipendenti, ma per tutti quanti che pagano le tasse per quell'energia. L'università di Roma, pochi mesi fa, gli studenti si arrabbiarono con il rettore dicendogli guarda che le luci sono tutte accese, non c'è sta nessuno dentro. Il rettore rispose guarda che sono i professori che dopo che vanno via lasciano tutto acceso perché è colpa mia. E intanto il problema però esiste. Allora io cosa feci nel mio dipartimento? Feci questo progetto premio Nathan e feci un disegno, la manina, quella che usate del mouse, misi un cuore al posto dell'unghia con un interruttore, l'energia è anche mia, fai un click, cioè non è che è solo tua, che tu chiudi la porta della stanza e te ne vai e poi la pago io la corrente che tu sprechi. Allora feci questo progetto chiedendo a tutti di spegnere l'utenza come fate a casa, quando uscite di casa per andare al lavoro spegnete tutto, non è che lasciate tutto acceso, allora fate la stessa identica cosa in ufficio. Questo progetto si attacca, questo adesso l'ho messo in cornice perché l'ho messo a casa mia, perché me lo godo quando lo vedo, però il mio dipartimento l'ha approvato, il mio dipartimento sono 500 dipendenti,
a Roma sono 25.000. Se voi andate alle 5 di pomeriggio nel mio palazzo, l'hanno spinto tutti, perché questo disegno sta sul badge. Se voi ci avete il badge e timbrate tutti i giorni l'entrata e uscita e ci avete davanti sto disegno di questo deficiente che vi dice dovete spegnere, alla fine si sono convinti tutti e spengono tutti da anni. Quindi io dico, se tu pure comune di Roma, e lo dico da dipendente, se tu metti un plastificato di questo sul badge a costo zero, non paga nessuno, è una fotocopia a colori, la metti addosso al muro e dici al tuo dipendente, guarda che tu devi spegnere le utenze, glielo metti psicologicamente in testa vedendo il disegno. Tu, anche se ne convinci uno per ogni palazzo, tu hai risparmiato un sacco di soldi. E se invece l'obiettivo finale è che in tutti i palazzi di Roma accade quello che accade nel mio palazzo, allora è un botto di soldi. Torino diceva 30%, e scusate se 30% in meno di costo energetico è una cifra enorme. E scusate. Grazie. E l'intervento di Giorgio non era previsto, ma credo non valesse la pena. Va bene? Grazie. Allora, abbiamo recuperato un po' sul coffee break. Per rilassarvi, vi diamo il consenso a prendere il coffee break, però una alla volta. No, no, non adesso. No. Avete, mi sono spiegato male. Non so più insegnare, ormai sto in pensione da troppi anni. Volevo dire, una alla volta, perché continuiamo con gli interventi, non facciamo il coffee break, così abbiamo recuperato un po' di tempo, quello volevo dire. Grazie. Allora passo, grazie, non ce volevo rubare. No, presentalo tu. Preferisco tu. Volevo ringraziare Lux Terre che ci segue. Valeria, Pietro Volpe, grazie. Valeria e Pietro Volpe. Pietro Volpe. E l'amico qui gentilmente, non so se lo fa a titolo personale. Eugenio Sorifero, grazie. Ecco, ringraziamo. E ringraziamo la rivista Nuove Proposte che potete ritirare all'uscita, che parla di queste cose. Va bene, grazie. La parola a Raffaella. Malgeri. Rimanete, perché poi facciamo un'altra premiazione verso la fine. Quindi ci saranno altri premiati. Nino Malgeri. Valeria che si va via. Sì, adesso un po' pigliato, quindi prima ha dato Nino, siccome devo andare.